Bentrovati con l'informazione di 189 News. Prosegue l'inchiesta sulle tangenti alla Marina. Resta in carcere il luogotenente di Crispiano, Francesca Mola. Ve ne parleremo in questa edizione. Spartan Race, evento unico, la soddisfazione degli organizzatori. Inchiesta tangenti in Marina, resta in carcere Francesca Mola. Caporalato, approvata la legge contro lo sfruttamento. Calcio Taranto, gemellaggio con l'Hellas. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Spartan Race, gli organizzatori e Puglia Promozione sono felici per la scelta di Taranto. Il servizio. Non solo Taranto, in tutta la Puglia ormai febbre per la Spartan Race. Mancano ormai pochi giorni alla spettacolare gara con le tre specialità Sprint, Super e Bis che per la prima volta si terranno a Taranto sabato 29 e domenica 30 ottobre. La Regione Puglia attraverso Puglia Promozione promuove la manifestazione. La Spartan Race è anche un'ottima occasione per scoprire la storia e le bellezze del capoluogo ionico, ricchissimo di storia e testimonianze archeologiche magno-greche, commenta il commissario di Puglia Promozione Paolo Verri. Puglia Promozione sostiene questo evento che apre la stagione dell'autunno in Puglia con la pubblicazione di maxi cartoline, di nuovi pieghevoli con gli attrattori culturali della città di Taranto, oltre che con i drappeggi lungo i viali della città con lo slogan Spartani bentornati a casa e con passaggi radiofonici di lancio dell'evento. Non ci poteva essere modo migliore, dice Verri, di aprire la stagione autunnale che prevede tante iniziative di destagionalizzazione in giro per la Puglia fino al 6 dicembre, cui seguiranno quelle del Natale in Puglia. Molto soddisfatti anche gli organizzatori dell'evento. Attorno alla manifestazione sportiva è sbocciato un interesse speciale che è destinato a trasformare l'appuntamento di Taranto da una gara normale in un evento di rilevanza particolare a livello superiore, commenta Giulia Zomegnan, General Manager di Spartan Race Italia. Taranto, città fondata da Falanto, rappresenta da sempre nelle nostre aspettative l'humus dove piantare il seme di Spartan Race, movimento alla costante ricerca delle proprie radici. È nato in America, ma la sua casa è in Europa, a Sparta in primis e a Taranto in seconda battuta. Gli Spartans stanno cioè trovando la via di casa e Taranto è il ponte ideale verso Sparta. Le proiezioni danno al momento la cifra di 3.500 partecipanti, meglio di quanto accadde al momento dello sbarco di Spartan Race a Roma, poi raddoppiato. Considerate le difficoltà logistiche a raggiungere Taranto, c'è davvero da essere soddisfatti, conclude Zomegnan, guardando al futuro con il proposito di fare sistema con tutte le entità della Puglia per portare in superficie l'interesse per Spartan Race in generale e per Taranto in particolare, vera perla della Magna Grecia da proporre nel mondo come meta turistica di eccellenza. Tangenti alla Marina, resta dentro Mola e l'inchiesta si allarga. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Stefano Taddei per conto di Francesca Mola, 31 anni, di Crispiano, luogotenente della Marina Militare e stretta collaboratrice dell'ex comandante di Maricommi Taranto, Giovanni Di Guardo, dominus dell'inchiesta sulle tangenti alla Marina Militare per appalti e forniture. La donna, come è noto, è accusata di concorso in corruzione aggravata e di turbata libertà dell'incaricato. La difesa aveva rimarcato che Francesca Mola di fatto eseguiva gli ordini impartiti dal Di Guardo e aveva sottolineato in sede di riesame, presidente del collegio De Tomasi, l'estraneità della donna al reato associativo contestato a tutti gli indagati tranne che al carabiniere Paolo Cesari, l'unico ad aver ottenuto i domiciliari. Per Francesca Mola dunque si chiedeva la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Valeria Ingenio e in subordine la concessione degli arresti domiciliari. Dal PM era giunto parere contrario. La produzione di altra documentazione e l'esistenza di pericolo di inquinamento probatorio, queste le tesi della Procura, che evidentemente dispone al proprio arco di nuove frecce. Ieri la decisione del Tribunale del Riesame, Francesca Mola resta in carcere. Sono stati invece aggiornati al 25 ottobre prossimo gli esami degli altri ricorsi, sempre al riesame, in quanto il pubblico ministero Maurizio Carbone ha nel frattempo depositato agli atti dell'inchiesta altra documentazione. I difensori degli indagati hanno perciò chiesto i termini a difesa e si è anche registrato un caso di omessa notifica. I probabili sviluppi dell'inchiesta potrebbero condurre nella capitale.
Un'ipotesi è plausibile: lo stanziamento dei fondi avviene esclusivamente nella sede romana della Marina Militare e dunque Giovanni Di Guardo, che tra Roma e Taranto faceva la spola, potrebbe aver goduto di appoggi e complicità. Un'altra cosa sembra certa: l'inchiesta potrebbe allargarsi anche ad altri appalti e forniture sospetti. Black Ship, questo è il nome dell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, direzione distrettuale antimafia, e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bari. Dalle prime luci dell'alba, le Fiamme Gialle baresi stanno procedendo all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone e al sequestro preventivo preordinato alla confisca per sproporzione di beni mobili, immobili, aziende e somme di denaro per un valore complessivo di oltre 750.000 euro. Le misure cautelari personali e reali disposte dal GIP presso il Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia traggono origine dalle indagini nei confronti di un sodalizio criminale composto in prevalenza da soggetti inseriti nella criminalità organizzata bitontina. E i carabinieri della stazione di Crispiano, con i colleghi dell'aliquota operativa del Nord della compagnia di Massafra, hanno denunciato una giovane coppia, lui 21 anni, lei 19, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In un pacchetto di sigarette i due nascondevano una cipolla contenente 3 grammi di cocaina. In casa è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione. Scovato un catturando irreperibile da giugno, i carabinieri dell'aliquota operativa del Nord della compagnia di Taranto, dopo meticolose indagini, hanno eseguito un mandato di arresto emesso dall'ufficio esecuzione della locale procura della Repubblica nei confronti del 28enne Achille Masella. Nel carcere del capoluogo ionico dovrà espiare una pena di 1 anno e 8 mesi per i reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Un documento dei sindacati territoriali sulla situazione del lavoro a Taranto, alle prese con numerose vertenze e la richiesta di un incontro con il governo. Stamattina un incontro in provincia, ascoltiamo Turi, Castellucci e Massafra, segretari di UIL, CISL e CGL. Questa nostra iniziativa giunge alla vigilia di un conclamato fallimento. Il fallimento è quello del Governo nazionale sulle politiche del lavoro, sul Jobs Act nello specifico, che ha decretato che il problema non era la flessibilità, la scarsa flessibilità che generava poco lavoro. Noi questo lo dicevamo da un po' di tempo, adesso lo ha certificato sostanzialmente l'INPS. Quindi sulla base di questo convincimento partiamo dicendo che consolidiamo l'esistente, lo rendiamo compatibile con la situazione strutturale del territorio e naturalmente partiamo da lì, perché quella è la parte ancora vitale della nostra economia rispetto alla quale non possiamo ammettere cedimento a nessun livello. Ci chiederemo davvero un tavolo di confronto affinché si possa programmare il lavoro, confrontarsi, ma soprattutto poi realizzare quello che noi quantomeno proponiamo. Naturalmente questo è un documento che riguarda tutti i settori, partendo dal macro problema che è l'ILVA, ma che comunque si aggrappa un po' tutto il resto, quale la sanità soprattutto, poi le ultime questioni come Cementir, come Natuzzi, tutto il terziario, quindi l'indotto, gli appalti. Perché quello che abbiamo bisogno è di discutere di prospettiva. Sullo sfondo ci sono le emergenze, quelle importanti a partire da ILVA, l'emergenza ambientale e sanitaria, ma c'è tanto altro, c'è il porto, ci sono le vertenze nuove e antiche da Cementir a Natuzzi, c'è il lavoro reso schiavitù, da quello in agricoltura ai call center sotto scala. Davanti ci sono le persone, quelle che purtroppo subiscono per primi il tasso di disoccupazione, le conseguenze di un tasso di disoccupazione che ormai a Taranto arriva al 19%, quelle che per primi subiscono le conseguenze della malattia, della morte sul lavoro perché manca la sicurezza, quelli che raggiungono troppo più frequentemente la soglia di povertà. All'odierna conferenza delle regioni il presidente Michele Emiliano ha ringraziato i partecipanti per il sostegno ricevuto in ordine alla possibilità da parte della Puglia di derogare le norme ordinarie per rafforzare il sistema sanitario tarantino come richiesto dal Consiglio regionale. I dati di un recente studio epidemiologico, ha detto Emiliano, dimostrano l'esistenza di una relazione causa-effetto fra emissioni industriali dell'ILVA e danno sanitario. In questo caso è lo Stato che autorizza la fabbrica a funzionare, nonostante sia in corso un processo per avvelenamento di sostanze alimentari presso la Corte d'Assise di Taranto. Lo Stato sta inquinando e deve almeno pagare le cure.
giustizia e legalità in agricoltura e in altri settori con la legge sul caporalato approvata dalla Camera dei Deputati. Sentiamo. Dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati della legge sul caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori attesa da almeno 5 anni, il senatore Dario Stefano, capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Madama, ha commentato: finalmente il caporalato potrà essere combattuto con gli strumenti con cui già si contrastano le organizzazioni mafiose. È da considerarsi un bel traguardo e da oggi l'Italia sarà sicuramente un paese più moderno e più civile. La qualità delle produzioni non può prescindere dalla qualità del lavoro di chi le produce. Basta schiavi nei campi, ha dichiarato il ministro Martina. La legge, approvata con 336 voti a favore e nessun contrario, servirà a restituire dignità ai braccianti agricoli, italiani e stranieri, ma anche a chi lavora nell'edilizia, nei trasporti e in altri servizi, e prevede fra l'altro l'inasprimento degli strumenti penali per i caporali e i datori di lavoro, tra cui il carcere fino a 8 anni e la confisca dei beni, oltre a indennizzi per le vittime. Attenzione viene posta anche ai lavoratori stagionali con un piano di interventi per l'accoglienza. L'approvazione della norma è avvenuta all'indomani di un tragico episodio verificatosi nel Barese sulla strada provinciale Noicattaro-Casamassima, che ha visto coinvolti proprio 3 giovani afghani irregolari sul territorio nazionale investiti da un camion mentre rientravano da una pesante giornata di lavoro. Uno dei 3 è morto. A riguardo, la Fly CGL di Bari, nell'esprimere sentimenti di vicinanza ai familiari delle vittime e a tutta la comunità afghana in terra barese, chiede alle istituzioni preposte di fare piena luce su quanto accaduto. 10 studenti dell'Istituto Professionale Cabrini di Taranto, indirizzo servizi commerciali e gestione aziendale, hanno iniziato oggi in AMAT il percorso previsto dal progetto Amministrazione, Trasporti e Logistica nell'ambito del piano di alternanza scuola-lavoro. La formazione, calibrata su 120 ore, è finalizzata al potenziamento e all'affinamento delle competenze professionali da ottenere frequentando diversi uffici dell'azienda di trasporto locale. Personale, commerciale, contratti, ragioneria, pubbliche relazioni, ufficio sinistri, esercizio, ufficio tecnico. Gli studenti del Cabrini saranno presenti in azienda fino al 2 dicembre, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e in aggiunta torneranno i pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. Il 1 dicembre inoltre cominceranno lo stesso tipo di attività prevista dall'alternanza scuola-lavoro 28 studenti dell'Istituto Tecnico Righi. A gruppi frequenteranno l'officina e gli uffici tecnici per tutta la durata prevista per la loro formazione, al fine di accrescere la preparazione nel campo della meccanica. E sarà presentato il prossimo 25 ottobre il nuovo servizio adottato dal Comune di Grottaglie per informare i cittadini sui potenziali rischi incombenti sul territorio comunale in osservanza della legge 3 agosto 1999 numero 265 che trasferisce al sindaco autorità comunale di protezione civile le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile. Sul sito info alert 365 Grottaglie sarà pubblicato quotidianamente senza soluzione di continuità per 365 giorni all'anno un estratto immediato ed intuitivo per il territorio comunale del bollettino di criticità regionale per rischio idrologico ed idraulico, del bollettino di vigilanza meteorologica nazionale, degli avvisi e messaggi di allerta alla popolazione emessi dal servizio di protezione civile comunale. I cittadini che si registreranno riceveranno le notifiche via mail o su WhatsApp dei messaggi di allerta. 9 progetti per riqualificare la città grazie alla rete informale per i beni comuni di Taranto e provincia. Ascoltiamo. 99 comuni italiani, tra cui Bologna, Torino, Roma e Brescia, hanno adottato il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, attraverso il quale l'amministrazione comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale. Anche Taranto potrebbe attivare percorsi di cittadinanza attiva, di questo si è discusso nella conferenza stampa di questa mattina, durante la quale sono stati illustrati i vantaggi dell'adozione del suddetto regolamento ed alcuni progetti che sarebbe possibile realizzare. Noi abbiamo intenzione, insieme alla rete informale dei beni comuni urbani della provincia di Taranto, di aiutare questo percorso e trovare appunto cittadini attivi che si vogliano attivare per poter produrre della progettualità per quanto riguarda questi regolamenti.
Possiamo pensare per esempio a spazi che possano essere la biblioteca comunale, la cogestione di alcuni spazi della biblioteca comunale sarebbe un obiettivo di condivisione della cultura molto importante per un territorio che ha fame di cultura come Taranto. Ma possiamo pensare anche ad altro, per esempio a quelli che sono gli orti sociali che stanno nascendo in molte realtà del nord per quanto riguarda la rigenerazione e la cura di aree verdi. Ma di esempi ne possiamo fare tanti, perché la cittadinanza è pronta ad attivarsi. Questo è uno strumento che serve a noi, serve all'amministrazione per poter creare partecipazione tra cittadinanza e istituzioni. Presente all'incontro anche il presidente dei Giovani Democratici Taranto, Mattia Giorno, l'operatore culturale Lorenzo Battista e il segretario della rete informale per i beni comuni di Taranto e provincia, Umberto Castaldo. La rete ha individuato un bene da rigenerare per ogni quartiere di Taranto. Questi progetti verranno presentati il 18 novembre all'Università di Taranto, Facoltà di Giurisprudenza, una conferenza pubblica nel quale saranno partecipi anche amministratori pubblici e professori dell'università che ci aiuteranno a capire quali sono le potenzialità del regolamento. Ne cito uno, ad esempio la Villa Peripato è oggetto di rigenerazione urbana in quanto appunto la cittadinanza ha percepito un'esigenza di poter utilizzare quel bene al di là degli orari previsti e di poter migliorare e rigenerare alcuni spazi della villa che attualmente risultano inutilizzati o comunque trascurati. Saranno 9 i progetti che saranno proposti durante la conferenza e io invito tutta la cittadinanza o quantomeno i cittadini attivi a partecipare a questa conferenza in quanto il regolamento è uno strumento, ma per farlo funzionare abbiamo bisogno della partecipazione di tutti i cittadini attivi di Taranto. Quindi la nostra richiesta come rete è quella di spingere insieme per l'approvazione del regolamento. Il regolamento, ha dichiarato Castaldo, è una specificazione di un articolo costituzionale, l'articolo 118, che prevede il principio della sussidiarietà orizzontale. I cittadini possono agire in maniera autonoma per apportare le proprie competenze al fine di migliorare qualità della vita pubblica. Con il regolamento dell'amministrazione condivisa, costituito da 36 articoli, i cittadini possono stipulare con il comune un patto di collaborazione, un accordo tra le parti per disciplinare tutto il necessario per realizzare progetti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Da gennaio a settembre le visite nei musei della Regione Puglia hanno registrato, secondo i dati forniti dal Ministero dei Beni Culturali, un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo 2015. In totale i visitatori dei luoghi della cultura sono stati oltre 520.000. Gli introiti, si legge nella nota del MIBACT, sono aumentati del 16%, con un totale di oltre 1,1 milione di euro derivanti dalla bigliettazione. Secondo il ministro Franceschini, il 2016 si appresta a chiudere con un nuovo primato. Nel primo semestre i visitatori sono aumentati del 4% e gli introiti del 10%. E prosegue la terza edizione della rassegna filmica sociale Cambiamo regista, il mondo è per tutti. Una serie di 6 film con proiezione pomeridiana gratuita nella Biblioteca Comunale a Clavio di Taranto, la cui visione rappresenta il punto di partenza di un dibattito in sala sul tema della fragilità femminile. L'iniziativa rientra nel programma della 12ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà del CSV di Taranto. Domani, nella Biblioteca Comunale, sarà proiettato il film Mar Nero, che si tratta il tema del rapporto fra gli anziani e le badanti. Inizio alle ore 17 con ingresso libero. Domenica 23 ottobre, dalle ore 16, il Tatà in via dell'Edda ai Tamburi sarà un teatro in festa con giochi di strada e di destrezza, trampolieri, laboratori creativi, teatro d'ombre, narrazioni di favole e drammatizzazione, partite di tennis da tavolo e danze. Inoltre, alle ore 19.45, il CREST metterà in scena il pluripremiato La storia di Hansel e Gretel, spettacolo che, vincendo nel 2015 l'edizione speciale del premio L'Uccellino Azzurro, è entrato di diritto fra le migliori produzioni italiane di teatro ragazzi. Per informazioni è possibile contattare il numero 099 47 25 78 0. E passiamo allo sport, è stato presentato stamattina il gemellaggio fra Taranto ed Hellas Taranto. Vediamo.
Taranto e della Staranto insieme. Da oggi il gemellaggio tra i due club rossoblù è ufficiale. L'intesa è stata presentata stamani dai presidenti delle due società, Elisabetta Zelatore e Gianni Occhinegro, nella sede del secondo club calcistico della città in piazzale Bestat. Presenti anche l'assessore comunale allo sport Francesco Cosa e il direttore generale del Taranto Aldo Roselli. L'accordo servirà alla crescita dei giovani calciatori delle due compagini, che potranno essere traslati da un club all'altro a seconda delle esigenze di formazione. Sarà potenziata inoltre la collaborazione con le scuole calcio del territorio. L'impianto di gioco del club di Occhinegro, l'Elas Arena di Faggiano, sarà inoltre messa a disposizione anche del Taranto per la disputa di allenamenti amichevoli nel caso di momentanea indisponibilità dello Iacovone. Ascoltiamo la presidente del Taranto, Elisabetta Zelatore. In termini pratici si tradurrà con prima di tutto un progetto tecnico condiviso, quindi dalle prossime settimane i nostri responsabili dell'area tecnica si incontreranno e valuteranno insieme cosa è le modalità e la tempistica per attuare questa condivisione tecnica, e poi si concretizzerà in futuro nella possibilità da parte dei giovani del nostro vivaio di poter avere l'opportunità di, laddove è possibile, laddove è opportuno, di poter indirizzare la loro attività sportiva non solo verso la nostra prima squadra, quindi la Lega Pro, non solo la Beretti, ma anche quella che è la categoria che l'Ella Taranto in questo momento rappresenta, che è l'eccellenza. Quindi l'obiettivo è quello di, più che disperdere poi i nostri giovani che hanno bisogno di crescere, che hanno bisogno di essere seguiti in tante realtà provinciali o regionali o extraregionali, avere un contenitore tecnico che faccia il campionato di eccellenza, che ci consenta di seguire i nostri ragazzi qui direttamente in città, vicini alle loro famiglie, vicino ai nostri responsabili tecnici, e che ci consenta in collaborazione di poter valorizzarli al meglio per poter poi dare la possibilità di calcare scenari diversi. Soddisfatto Gianni Occhinegro, ideatore del gemellaggio. È chiaro che questa sinergia ci darà un impatto importante, darà un appeal importante a tutti quei ragazzi che finiranno di fare dei viaggi della speranza per poter calcare insomma dei campi di calcio, e potranno passare da due categorie importanti, quali sono l'eccellenza e la Lega Pro. Avrà dei riflessi immediati di mercato questa partnership, oppure nel mercato di gennaio per l'Ellas? Beh, sicuramente sì, perché noi quest'anno abbiamo investito sui giovani, abbiamo investito su una squadra molto formata come sempre da giocatori comunque della nostra provincia, e sicuramente da novembre, dall'apertura dei mercati, cominceremo a individuare quelli che sono le maggiori espressioni giovanili del Taranto Football Club per far rifare un po' di esperienza nella nostra squadra. L'intesa a tinte rossoblù probabilmente darà i primi frutti nel mercato invernale, con lo scambio di qualche giocatore tra i due club. Superata la metà della settimana, ritrovate le azzurre dopo il ritiro di Genzano. L'Italcave Real Statte a pieno organico prepara la gara di domenica prossima contro la Woman Napoli, che sarà il quinto turno e l'inizio di un miniciclo per la D'Elite. Infatti, dopo il match del 23, si viaggerà sabato 29 a Locri e infine il giorno di Onissanti al Pala Curti Vecchi contro la Lazio. Sarà quindi l'occasione per il tecnico Toni Marzella, tornato a seguire gli allenamenti della squadra, per valutare al meglio la crescita della squadra, che adesso dovrà compiere uno scatto nella gestione delle energie. E riparte l'attività delle squadre di pallanuoto della Mediterraneo Sport con grandi ambizioni. Vediamo! Ripartono con rinnovate ambizioni le squadre di pallanuoto della Mediterraneo Sport. I programmi per la nuova stagione sportiva sono stati presentati stamattina dal direttore sportivo Massimo Donadei e dal responsabile tecnico Mauro Birri nella struttura di Via Bruno. Il club arancioblu punta a migliorare i risultati della scorsa stagione. Mediterraneo probabilmente sarà l'unica compagine tarantina a disputare il torneo di Serie C. Grandi aspettative riguardano anche le formazioni Under 17 e Under 15 e i giovanissimi dell'Under 13. Ascoltiamo il tecnico Mauro Birri. Quest'anno
Stiamo cercando di consolidare tutto quello che abbiamo fatto di buono l'altro anno con le varie squadre, con tutte le varie categorie. Stiamo in questo momento lavorando per riassestare un po' tutti gli organici, perché ogni anno le categorie giovanili passano, alcuni ragazzi di categoria salgono, ne arrivano nuovi. Abbiamo dato un impulso abbastanza forte alla scuola pallanuoto, abbiamo un bel gruppo di ragazzi e di ragazze che si sono avvicinati a questo sport ed è una cosa molto importante per noi, per allargare il più possibile le basi. Per quanto riguarda la prima squadra, la Serie C, quest'anno stiamo cercando di sistemare un organico più competitivo, ma sempre rimanendo legati al concetto dei giovani, per cui stiamo visionando e selezionando dei giovani che sono sparsi in altre società con cui cerchiamo di trovare delle forme di collaborazione per creare una compagine che possa fare ancora meglio dell'altro anno, della passata stagione, e con un occhiolino a qualcosa che sta anche più su di noi. In questi giorni stiamo appunto mettendo a segno alcuni colpi di atleti che sicuramente sono di un certo spicco. Vira verso i giovani invece l'attività femminile. Dopo il torneo di B della scorsa stagione, Mediterraneo si rivolgerà quest'anno esclusivamente alla formazione di giovani giocatrici. Questa sera alle ore 20 al Palafium di Taranto, test dal sapore di derby per la Puma Trading, che affronterà il Basket Santa Rita. Più che un amichevole, una sorta di partita in famiglia per il Cus Ionico, che ritrova ad avversari tanti suoi ex giocatori che ne hanno anche fatto la storia recente, da Daniele Fanelli ad Arcangelo Sarli, passando per Gianluca Salerno, autori della storica scalata in Serie B, fino ai più giovani prodotti del vivaio Virtus, Pannella e Bitetti. Il Basket Santa Rita di coach Mineo è primo in classifica nel campionato di Serie D, a punteggio pieno dopo due vittorie in altrettante partite. Sarà un bel test per i rossoblù di coach Putignano in vista del match di domenica prossima, ore 18, al Palamazzola, contro Perugia per la quarta giornata di campionato di Serie B. E vediamo insieme i risultati definitivi del sondaggio Scegliamo Insieme il prossimo sindaco di Taranto, a cui avete partecipato sul nostro sito www.canale189.it. Alla domanda sulla preferenza del sesso del nuovo sindaco avete risposto così: 3.730, pari al 75,81%, preferirebbero un uomo; 1.190, pari al restante 24,19%, una donna. Alla domanda sull'età, dai 35 ai 45 anni per 1.920, il 43,74%, dai 45 ai 60 per 1.990, il 45,33%, dai 60 in su per 480, il 10,93%. Per l'istruzione, laureato per 3.130, il 73,47%, diplomato per 1.130, il 26,53%. Provenienza dalla società civile per 3.350, l'80,72%, mondo politico per 800, il 19,28%. Professione, occupato per 3.080, il 75,68%, disoccupato per 660, il 16,22% e pensionato per 330, l'8,11%. Esperienza in pubblica amministrazione, con esperienza per 2.610, il 65,74%, senza esperienza per 1.360, il 34,26%. Infine, per quanto riguarda la cittadinanza, tarantino per 3.180, l'81,54%, non tarantino per 130, il 3,33%, indifferente per 590, il 15,13%. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.